Sicuramente gli arresti eseguiti sono una risposta molto ferma a queste forme di criminalità organizzata di stampo mafioso. Voi vi rendete conto che questo tentativo di omicidio nasce proprio in un momento in cui si rompono gli equilibri tra Cosa Nostra Vittoriese e la Stida. E quindi Antonucci era proprio rappresentante di Cosa Nostra Vittoriese, mentre tutti gli altri indagati che sono stati fermati stanotte e sono tutti rappresentanti della Stida. E poi quello che è importante è che appunto nell'ambito di entrambe le organizzazioni mafiose abbiamo dei collaboratori di spessore, ecco, che possono far luce su quelle che erano le attività illecite commesse dall'una e dall'altra cosca mafiosa. Nelle ricostruzioni che poi sono state fatte sulla base anche di quello che dicevano i testimoni oculari del fatto, veramente fanno accapponare la pelle. C'è da dire che in questo caso, grazie alle collaborazioni con la giustizia, grazie soprattutto alla più recente collaborazione che ha consentito di avere una visione di questi fatti anche dal lato dell'altra organizzazione, cioè dell'organizzazione cosiddetta Stiddara, dalla quale finora non abbiamo avuto in tempi recenti collaborazioni, invece questa nuova collaborazione ha consentito veramente una visione completa. Non bastano le dichiarazioni dei collaboratori, più o meno complete. In ogni caso, l'attività sembra che riscontriamo polizia e carabinieri sotto le direttive dell'autorità giudiziaria che dà certezza del fatto specifico. In questo caso, l'Antonuccio giustamente non ha potuto negare di essere stata vittima di un attentato mafioso, di un agguato mafioso, però già parte degli indizi che lui aveva dato si incastonano perfettamente nel disegno investigativo che abbiamo portato al vaglio dell'autorità giudiziaria che ci ha portato ad eseguire le misure cautelari. Penso, insomma, che ci saranno delle situazioni più aggiornate. Noi speriamo e riteniamo, insomma, prossimamente di dare delle nuove risposte alla cittadinanza e alla provincia di Ragusa.